Allora, salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un unboxing perché mi è arrivato un pacco da un sito dal quale ho comprato delle piante, una pianta, e degli pseudo Trofeus femmine. E adesso procediamo con il nostro unboxing. Allora, vedete, questa è la scatola e chiaramente questa scatola è contenuta in un contenitore di polistirolo che adesso andrò a tirare fuori se ci riesco. Ecco, adesso apriamo la scatola di spirolo e procediamo con l'acclimatamento. Come vedete, questi pesci sono stati spediti con gli scaldini che sono ancora caldi, quindi questo è buon segno. Allora, la prima cosa è la felce di Java che ho preso, che metterò nella mia vasca da 100 litri, che sta qui. A vederla mi sembra che sia in buone condizioni. Sì, sembra che sia messa bene, quindi buon segno. E dopo riporrò nella mia vasca. Poi qui ci dovrebbero essere gli pseudotrofeus, sì, sono loro, eccoli qua. Non so se riuscite a vederli, credo di sì, però sono questi li andiamo a mettere subito nella mia vasca da 130 litri. E qui ci sono una decina di nelidine che anch'esse le metterò nella mia vasca da 130 litri. E qui c'è un altro pseudo Trofeus che ho preso, che è giallo come il maschio che ho, quindi niente, adesso andiamo a sbustare e ad inserire questi pesci
nella vasca. Allora, vedete che qua ho già sbussato i miei pesci. Questa è la Pseudotropheus femmina gialla, che non mi ricordo il nome. Questi qua invece sono tre Pseudotropheus femmine, Elongatus mpanga, che ho preso sempre sullo stesso sito. E qua ci sono le nostre nelitine, sono in tutto 7. Comunque, io uso questo metodo qui per sbustare i miei pesci, perché così mi trovo meglio. Perché come faccio? Prendo tutto il contenuto della busta, lo verso in un recipiente come questi e poi passo passo metto dell'acqua della vasca. Ora vedete qua la mia vasca da 130 litri, dalla quale ogni 10 minuti, un quarto d'ora, faccio questa operazione. E niente, da qui procederò in solitaria. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e soprattutto iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!